Zombie apocalypse. Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi siamo qua a giocare insieme a voi a Clash Royale. Mi raccomando ragazzi, sapete che è appena iniziata la sfida Touchdown. Scriveteci qui sotto nei commenti se siete riusciti a vincerla, perché la sfida Touchdown è quella antipatica, lo so io che vince chi arriva primo dall'altra parte. Esatto, non mi piace, è proprio brutta, è come quando l'hanno aggiornato che erano, ti ricordi? Stiamo qua a ascoltare la Pami che ci fa piacere, ragazzi, sentire i suoi argomenti. Parla sempre, non mi fa parlare mai. No, va bene. No, dai, ragazzi, andiamo a spararci una partitozza. Andiamo a spararci una partitozza così. Ok, pronti subito. Poi vi spiegherò. Allora, il deck lo conoscete benissimo, ragazzi. Le tre rare, le cinque comuni vanno a comporre il deck, ragazzi. E aspettiamo King LLN. The Life from Heart. Wow, parte subito di prepotenza, subito di prepotenza. Ha messo giù l'estrattore, sì, ma lui non so se... Fa niente, il Vortex non mi preoccupa. Via. Andiamo a fargli la tower. Dai che andiamo a fargli la tower. Non è che non so giocare, che gli ho fatto un attacco che se lo sogna, anche la nonna se lo sogna quando lo vede. Mamma mia ragazzi, meno di 40 secondi passati dall'inizio della partita. Cos'è che stai dicendo, scusa? Quando lo vede sì. Proviamo anche dall'altra parte con un attacco leggermente diverso, supportato lo grader dai pipistrelli. Credo si sia arreso ragazzi. Wow, si è spaventato questo qua. Ma sono troppo forte. Questo si spaventa, ragazzi, e noi possiamo andare a devastarla. Ma questa non è partita, però. Tanto lui si è spaventato, ha fatto la cosa. Senti, facciamo una roba, no, facciamola. Sono i baulatiti, ragazzi, i baulatiti. Esatto. Abbiamo ad aprire i bauli, ragazzi. Andiamo ad aprire il baule gigante. No, questi due li teniamo per la live. Oggi apriamo solo il baule gigante e solo. E il baule magico, vai. Va bene, baule gigante, ragazzi, lo andiamo ad aprire. Wow, 860 di gold. Molto bene. Va bene, tutto per te, io schiaccio, tu commenti, sì. non guardo. Oh, abbiamo 19 barili d'ossa, se ti piace. Wasabi, 19 barili d'ossa, non male, mi ricopro. 82 cavalieri. Molto bene, 82 caballero, so mio Dio. Mamma mia, 3 skip su 3, molto belle. 129 gobelin lancieri. Buah, 129 gobelin lancieri, è l'ultima carta. 1065 strumi. Vediamo se arriva, perché si fa così, per vedere se arriva la fireball. Vediamo se arriva. No, 57 macchine volanti. Va bene. Macchina volante, un'altra carta molto importante. Intanto ragazzi, abbiamo anche una missione completata, collezionista di carte. 400 di gold aggiuntivi per noi e siamo... Abbiamo appena passato la metà strada per il baule super magico delle missioni. 275 su 500. Prima di aprire, allora, se la vinco, la apriamo. Se la vinco, la apriamo. Se non la vinco, no, non lo apro. Se non la vinco, lo apro ugualmente. Dai, deciso te, non ho capito. Sì. Miei bauli decide lei. Va bene, lo apro ugualmente. Va bene. Vediamo di stare attenti. Livello 13 per questo qua, ragazzi. Andiamo subito a spingere. Cattivissimi. Ok, la zap ci sta. Siamo contro DZH 2007. Grande! Spartan. Bene così ragazzi, bene così, la zappa è servita insieme allo spirito del ghiaccio per andare a portare la torre a 2048, mamma mia, 1500 e passa danni per noi qua, e qua dobbiamo fare così e così ragazzi, è dura. Quando ci spari la zappetta, l'ho visto il cavaliere, bene così, va benissimo, andiamo e per... Poi vai, ho grider, e anche l'ho griderino. Quindi Loki Doki, andiamo ragazzi. Va, non ce ne frega perché c'è il moschettiere che sta continuando a sparare, ragazzi. 604 la sua torre, va bene. Teniamo lo spirito del ghiaccio quasi per andare a congelare il suo Royal.
E qua giocherai dietro ancora un moschettiere, ragazzi, ci serve in aiuto contro il cavaliere al 13. Due colpi per il moschettiere. Ma che spara il rocket? Mi ha sparato un rocket, questo non me lo aspettavo. Sì che toglie, ma costa anche tanto il rocket. Oltre a togliere adesso. Benissimo, benissimo. Qua, ragazzi, dovremmo riuscire a buttargli giù la torre. Lui tira una zap. Low glider non dovrebbe avere nessun problema. Ed infatti dobbiamo solo stare attenti adesso che lui giocherà il Royal dalla sua. E noi mettiamo il cavaliere. Prepariamo già i tre goblin per andare sul Royal. Cavaliere che subisce tutti i danni. Benissimo, minuto 14. Alla fine dobbiamo solo, tra virgolette, tirare giù quel Royal, che in realtà viene giocato molto molto più arretrato di quanto pensassi. Vediamo che cos'ha in mente, vediamo che cos'ha in mente. Non posso... Aspetta un attimo, macchia sullo schermo. Era ovvio. Andiamo a fare così, ragazzi, adesso riusciamo a congelarlo. Sì, perfetto. E riesce a fare un attacco solo, possiamo ripartire anche noi con lo Grader dall'altra parte, giocare centrale al moschettiere che dovrebbe essere devastante. Se va a loccare la torre, bene che ha loccato la tower, tentava un retarget, non so perché questa torre è andata giù. Sì, perché lui c'ha il rocket, ovviamente lui c'ha il rocket e quindi è pronto, ma lui si deve tirare il rocket, si deve subire il mio attacco di là, non lo tira, ma lo tira corto, Non ci credo. 2654. E oh, porca miseria, questi dove li ha trovati? Dove li ha trovati questi? Me li ha tenuti nascosti, hai proprio ragione. È stata l'ultima ancora e giustamente con Royal andrà a vincere la partita. Noi ci proviamo, ma veramente il devasto formato Royal, wow, riusciamo a fermarla a 94. Vai con Glowglider centrale, ovviamente rocket per lui. Scusami. Fammi un attimo abbassare il nervoso, che siamo in un video, fammi abbassare il nervoso, così possiamo andare a goderci questo baule magico, ragazzi, che ovviamente dobbiamo andare ad aprire. Merda! Come ha fatto a vincere? Allora, vediamo se riusciamo. Siamo in un video, infatti non ho... Sì. 1200 di gold, vai! 1200 di gold, apri che io convinto. Vai così! Abbiamo 10 pipi. Questi sono buoni. 11 mortai. Sono già poche le comuni, sono troppo poche. 11 mortai. 23 barile d'ossa. Ci può stare il barilozzo d'ossa. 49 bombaroli. Questi non mi servono. 3 skip ancora. 8 pipi. Ah, ma che baule! Dammi le epiche. 17 mega sgherri. Ma che schifo! Ma che schifo, ma questo non è un baule magico, questo è un baule marrone! È un baule marrone, no magico! Non è che può sempre andarti bene! Capito? Ma sono 30 bauli magici che non trovo neanche una carta buona! Perché io la trovo, non penso. Non so se la trovi te, non lo so. Vabbè, ragazzi, vabbè, direi che per questo video ci possiamo fermare qua. Esatto. Noi vi ringraziamo tantissimi, ragazzi, per andare. Scusate, stavo leggendo un commento su Facebook. Noi vi ringraziamo tantissimo, ragazzi, per averci seguito in questo video. E vi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Attivate sempre la campanella. Noi ci vediamo presto. Ciao.